Christian, anche tu presente a questa settima edizione del Tennis and Friends. La tua testimonianza rispetto alla prevenzione? Guarda, io credo che sia fondamentale. La prevenzione ti salva la vita, per cui consiglio a tutti vivamente di accorrere qui, perché è una grande occasione, momento di aggregazione, di solidarietà, è un momento in cui puoi salvarti la vita. La prevenzione è veramente oggi come oggi l'assoluta garanzia, tra virgolette, che forse puoi fare qualcosa di più prima che avvenga l'irreparabile. Quindi la prevenzione salva davvero la vita. Sì, sono completamente d'accordo su questo. Noi ti abbiamo visto in veste di attore in molti film, ma ti stiamo conoscendo e ti stiamo apprezzando in veste di regista. Grazie. Raccontaci, se puoi, del tuo prossimo film. Allora, il mio prossimo film è Sconnessi, che uscirà nelle sale il 22 febbraio. Tra i protagonisti c'è Fabrizio Bentivoglio, Ricky Memphis, Stefano Fresi, Carolina Crescentini, Antonio Liscova, Giulia Retta Gorietti, Franceschini, tantissimi altri attori. Ed è la storia, in tre parole, di una famiglia che durante una settimana bianca si ritrova isolata e sconnessa all'interno di uno chalet di montagna ed è costretta nuovamente a comunicare e a riscoprire quei valori ormai dimenticati e assopiti da tempo. Cioè, che cosa accade se metti un gruppo di persone all'interno di un posto senza il telefonino? Come reagiscono, come si relazionano? Questo è il dramma del 2017. E sono sicura che lo racconterai alla grande anche questa volta. Ci provo. Io ho una grande ammirazione per te, perché sei un ragazzo che ha davvero costruito la propria carriera con grande sacrificio e con grande studio, insomma non ti sei mai arreso. Qual è secondo te poi il vero il segreto del tuo successo? Guarda, tante persone che incontro mi dicono questa cosa, io ogni persona che incontro mi ha dato la forza per andare avanti, per ogni volta rimettermi in gioco, per ogni volta dopo essere caduto al tappeto mi sono rialzato e con sacrificio, costanza, con determinazione ho cercato di raggiungere degli obiettivi e piano piano fortunatamente ci sto riuscendo. È il fatto di non mollare mai, credere nei sogni, questa è la cosa più importante. La preparazione tutti i giorni è un continuo, questa preparazione personale, culturale, artistica, che non deve mai finire, deve sempre un work in progress continuo, ma il fatto di non mollare mai i propri valori e cercare sempre di andare avanti con caparbietà, costanza. Il sacrificio alla fine porta il risultato, è inevitabile, però non bisogna mollare. La differenza è chi molla e chi non molla. Se non molli e ci metti veramente il cuore, alla fine sarai ripagato. Questa è la mia teoria, insomma. Ultima cosa, è più divertente, ti diverte di più fare l'attore o il regista? Questa è una grande domanda che ancora io mi pongo. Indubbiamente allora, la regia comunque è un gran fermento, dormi la notte, perché comunque devi cercare anche in qualche modo essere quel problem solving, risolvere tutti i problemi. Il regista deve risolvere prima tutti i problemi e poi pensare a fare il regista. Ha una enorme responsabilità, perché ogni volta si ritrova a dire sì, no, rosso e nero. Ha una grande responsabilità nei confronti di tantissima gente, dello spettatore, del grande pubblico. Indubbiamente ce l'ha anche l'attore, questo, in maniera diversa. L'attore si concentra indubbiamente unicamente sulla costruzione di un personaggio. Il regista ha un'ampia fascia a cui deve comunque dare delle risposte. A entrambe mi diverte. Entrambi sono faticose, però se hai passione e amore la fatica viene superata assolutamente, per cui che dirti, io cerco di portarli in parallelo, poi vediamo, il tempo darà tutte le risposte. Grazie. Grazie a te.